E ci spostiamo negli Stati Uniti, partiti raid voluti dalla Casa Bianca contro gli immigrati irregolari e a Washington è polemica sulle parole di Trump contro quattro deputate democratiche di origini straniere che reagiscono. I suoi attacchi razzisti sono l'agenda dei nazionalisti bianchi. La corrispondente Giovanna Botteri. Le quattro giovani deputate democratiche si presentano assieme alla conferenza stampa. Ayanna Pressley, afroamericana del Massachusetts, Rashida Tlaib, figlia di un operaio palestinese di Detroit, Ocasio-Cortez, newyorkese con genitori portoricani, Ilhan Omar, somala, l'unica nata fuori dagli Stati Uniti. Gli attacchi di Donald Trump sono solo un tentativo di distrazione dai veri problemi del paese, sostiene la Pressley, attacchi razzisti di un'amministrazione incompetente e corrotta. Trump insiste nella sua polemica e le invita ancora una volta a tornare nei disgraziati paesi d'origine invece di continuare a criticare l'America e la sua politica sull'immigrazione. Il presidente firma il nuovo decreto che renderà ormai impossibile per chi arriva dal Messico alla frontiera degli Stati Uniti chiedere asilo legale. D'ora in poi le domande dovranno essere fatte nei paesi di appartenenza, un'ulteriore drammatica stretta sull'immigrazione. Dopo le retate di domenica contro gli illegali in 9 grandi città. Dei raids le autorità non hanno detto quasi niente, quante persone sono state arrestate, quali crimini di cui erano accusate, al punto che qualcuno pensa più ad un'operazione mirata a intimorire chi tenta disperatamente di raggiungere gli Stati Uniti, piuttosto che a colpire chi già ci vive.